Sei furta. No, io voglio vedere le mie donne di un viso solare, gli occhi splendenti. Io non so chi si nasconda sotto il burka. Ci potrebbe essere qualcuno con i coglioni o col mitra in mezzo alle gambe. No, è ora di finirla. Se voglio, io ho scritto anche al Presidente della Repubblica dicendo che premi quel ragazzo che ha vietato a vedere a Carezzonico di entrare nel museo. C'era una donna, forse una donna, non so, che era tutta velata, si vedevano solo gli occhi. No! No! Ci deve essere il viso solare! Magari che mostri nell'ombelico, ma non il viso lo devo vedere! E quindi ho proposto per un premio a quell'usciere del museo di Carezzonico. Poi voglio la rivoluzione nei colori di coloro che sostengono che dobbiamo mangiarsi le spazzature di Napoli. No! Faccio così, li macino e li do in pasto a loro. Sono loro che le hanno prodotte e loro le devono mangiare. Il nord non vuole quel cibo del sud, assolutamente. Quindi neanche un grammo di spazzatura napoletana nel nostro territorio. Noi abbiamo una civiltà che è ormai matura, per cui sappiamo dove mettere le nostre spazzature, ma non vogliamo che dopo decenni di miliardi sperperati per il sud si mutino anche le spazzature. Rivoluzione anche in questo campo. Non tollero che ci siano queste sbavature. Poi rivoluzione nei confronti di quelli che vorrebbero dare il voto agli extracomunitari. C'è qualche scheggia impazzita anche nel governo? Assolutamente nessun voto. Io non voglio vedere consiglieri neri, gialli, marroni e grigi insegnare ai nostri giovani. Cosa insegnano? La civiltà del deserto, la civiltà di coloro che scappano davanti ai leoni o quelli che corrono dietro alle gazzelle per mangiarle e per vivere. Niente da fare, il voto spetta soltanto ai cittadini italiani.